Dopo 5 giorni di incontri sul possibile sviluppo del Sud, oggi nell'agenda del Sele d'Oro c'è un tema di forte impatto, problema settentrionale e questione meridionale a confronto. La questione meridionale è un problema storico dell'Italia, purtroppo non ancora risolto. Poi, negli ultimi anni, è sorta anche una questione settentrionale, legata alle aree del nord più sviluppato, più produttivo, ma esposto alle oscillazioni dei mercati europeo e mondiale. Quindi economia in affanno. Ma può il problema del nord cancellare le speranze di sviluppo del mezzogiorno? E come si possono fronteggiare senza pregiudizi queste due questioni che sono in fondo collegate? Sono questi gli interrogativi centrali di tutta l'economia italiana. Anche della divisione nord-sud del paese deve assolutamente essere smontata. Io credo che modestamente, senza essere presuntuosi, in questo pezzo di terra del mezzogiorno quello che abbiamo sperimentato ha dato buoni frutti, e partendo da questo noi possiamo fare un altro percorso entusiasmante che coglie gli obiettivi e ridà fiducia alla politica, ridà fiducia anche a noi che la facciamo, perché spesso ci sentiamo umiliati quando soprattutto abbiamo la percezione che i giovani non hanno più fiducia in noi. Le risorse pubbliche sono delle risorse limitate, se si deve privilegiare un territorio, gli indicatori ci dicono che negli ultimi anni si è privilegiato il territorio del nord rispetto al territorio del sud, quantomeno in termini di ridistribuzione della torta. Non facciamo la retorica sul mezzogiorno che può crescere solo di turismo, di cultura e così via. C'è un problema di industria manifatturiera e di sviluppo industriale del mezzogiorno, ma è certo che il problema fondamentale perché il mezzogiorno possa fare da sé, contribuire quindi da sé di per sé allo sviluppo generale del paese, non contrapponendosi al nord, io credo che è quello di creare una convenienza, una competitività più complessiva del territorio nel mezzogiorno. Penso che sia veramente importante che tutti noi teniamo, come dire, la barra dritta su questo problema del mezzogiorno. Questa è una questione che va a corrente alternata. Ci sono gli inverni e le annate in cui si parla di mezzogiorno anche troppo, si parla di mezzogiorno anche troppo, e ci sono inverni e annate in cui del mezzogiorno non ne parla più nessuno. Citando uno studio dell'Unione Europea, perché il tema è quanto può influire sullo sviluppo economico un investimento di questo tipo, cioè 40 miliardi in 10 anni di infrastrutture e i servizi di trasporto che derivano e di logistica che derivano da queste infrastrutture, cioè il fatto che la Salerno-Reggio Calabria, per capirci, è finita presto e funziona, e la Napoli-Bari, si va da Napoli a Bari in treno in 1:40 e che c'è una eccetera eccetera. Tutto questo quanto può influire sullo sviluppo economico del mezzogiorno? C'è uno studio dell'Unione Europea che dà dei dati che sono veramente, io dico, li voglio leggere come un buon auspicio, come un augurio, perché secondo questo studio dell'Unione Europea, fra i diversi settori economici in cui si possono spendere i fondi pubblici, e quindi tu sostegno alle imprese, turismo, agricoltura, formazione, trasporti e logistica. Secondo questo studio, quello dei trasporti e logistica, fra i vari settori, è quello in grado di avere il massimo effetto moltiplicatore. E quindi significa che se veramente questi 40 miliardi venissero spesi nel mezzogiorno, lo sviluppo indotto, quindi non i soldi spesi per costruire le strade, ma l'economia che si rilancia perché ci sono le strade e le ferrovie, varrebbe un più 2,5% all'anno, che sarebbe, come dire, una boccata di
una grande boccata di ossigeno per ridurre questa distanza che ancora è così forte dal resto del paese. Quindi veramente penso che valga la pena per tutti noi di continuare a impegnarci su questo programma, su questo progetto. Noi nella nostra regione, come dire, delle cose importanti già le stiamo facendo, insomma, non voglio fare l'elenco, ma insomma, c'è una capacità anche di spesa, insomma, in Campania noi spendiamo 1 miliardo di euro all'anno in infrastrutture di trasporto, ogni anno 2.000 miliardi di vecchie lire fra alta velocità, autostrade, metropolitane, porti, interporti, aeroporti. Abbiamo il sacrosanto diritto e il sacrosanto dovere di chiedere che quando un'infrastruttura viene messa in campo, quando una grande opera viene decisa, poi si faccia, e si faccia con i tempi europei, non si faccia in secoli. Mentre al Caffè delle Idee continuano gli incontri all'aperto dei giovani con esponenti del mondo politico, economico, scientifico, e al Palasele si susseguono i dibattiti e si visitano gli stand espositivi, cresce l'attesa per la serata finale del Sele d'Oro. Sabato sera, le premiazioni per i vari settori, dalla saggistica al giornalismo alle attività imprenditoriali, e poi il tradizionale grande spettacolo musicale di chiusura. Allora, la vecchia questione meridionale è oggi in discesa dal punto di vista dell'interesse politico, mentre è in ascesa una nuova questione che per alcuni non è una vera e propria questione, ma è un problema settentrionale. Sia il governo di centrodestra che l'attuale governo, sino ad oggi, hanno assolutamente posto l'attenzione più sulle problematiche di carattere economico e sociale del nord rispetto agli atavici problemi del gap del mezzogiorno rispetto a settentrione. Girando fra i padiglioni del Sele d'Oro, frequentando l'auditorium o ascoltando i dibattiti, si nota subito un particolare. Sono tanti i giovani che seguono, ascoltano, domandano. È la dimensione giovane del mezzogiorno. È anche una storia di ragazzi. Lo erano infatti coloro che 23 anni fa hanno ideato e lanciato la manifestazione e che, crescendo insieme ad essa, sono stati poi chiamati a ricoprire anche incarichi di servizio alla comunità. Come Mino Pignata, allora tutto preso dagli studi di medicina e dalla passione per la chitarra. Divenuto prima riferimento organizzativo del premio, poi sindaco di Oliveto Citra per un decennio e oggi presidente del Consiglio Provinciale di Salerno. Passano gli anni, c'è chi mette chili e chi perde capelli. Ma i giovani del Sele d'Oro sono sempre lì. Ci sono i ragazzi di ieri, che riescono a mettere la stessa passione degli esordi nell'annuale cimento organizzativo. E ci sono i ragazzi di oggi, la nuova leva del premio, che viene su carica di motivazioni e di voglia di fare. Anche quest'anno i giovani volontari del Sele d'Oro sono tanti e sanno fare tante cose. C'è chi aiuta nel coordinare, nell'organizzare i vari momenti, chi accoglie e assiste gli ospiti, chi assicura i collegamenti, c'è chi ha il compito di scrivere, chi di parlare, chi di montare e smontare strutture, chi di tenere in ordine il palasele. E non ci sono compiti più importanti degli altri. A contare infatti solo la disponibilità e lo spirito di servizio con cui tutto viene fatto. Sono questi dunque i ragazzi del Sele d'Oro, una bella immagine di un sud che non va in prima pagina. Tutti loro hanno ancora tanto da dare e meriterebbero per davvero di poter crescere in un mezzogiorno non più questione, ma finalmente e per davvero opportunità. E intanto il festival teatrale va avanti presentando interessanti messe in scena dove? All'auditorium. Si può affermare dove comincia il sogno, conoscere il limite estremo della veglia che siamo e dove siamo veramente durante il sogno. Studi effettuati da miei illustri predecessori. La clinica dei sogni parla ovviamente di sogni. Io credo che il sogno sia sottovalutato. Noi pensiamo al sogno come ad un fenomeno biologico, fisico, mentre dietro il sogno credo che ci sia molto di più.
nel senso che probabilmente non riusciamo a lasciarci andare, a liberare il nostro io più profondo, più nascosto, e anche la parte del noi bambino. Lei non crede? Beh, io dico che mi do la morte. Poi chiaramente a questo si collegano una serie di esercizi di stile che avvengono all'interno di questa clinica, perché ovviamente laddove ci si abbandona al proprio bambino, alla propria follia, allora nascono temi come la pazzia, appunto. Qual è la pazzia, qual è la normalità, come il teatro, perché l'attore ovviamente è una persona che si lascia andare, che riesce a lasciarsi andare senza imbrigliare i propri sogni. C'è anche chi però scopre il modo di imbrigliare questi sogni e quindi ci lega con dei fili come fossimo dei burattini, ma come dice la Barbona, appunto la Barbona della Clinica dei Sogni, i sogni tagliano i fili e noi riusciamo a muoverci da soli. Continuano gli appuntamenti con il premio Sele d'Oro. Venerdì 14 settembre, seminario dal titolo Le fondazioni bancarie per lo sviluppo del Mezzogiorno, in collaborazione con l'Istituto Banco di Napoli Fondazione. Interverranno Adriano Giannola, presidente dell'Istituto Banco di Napoli, Giovanni Vietri, presidente della Fondazione Salernitana Sichel Gaeta, Emanuele Imperiali, consigliere per le politiche e la comunicazione del Mezzogiorno del viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico, Achille Coppola, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Napoli, Roberto Villetti, capogruppo SD, Rosa del Pugno alla Camera dei Deputati, Marco Beltrandi, parlamentare della nona Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Non dimenticate il Caffè delle Idee. Ogni giorno in Piazza Garibaldi alle 17 i giovani del Sele d'Oro incontrano i protagonisti della cultura, dell'economia e della politica. A partire dalle 17.30 il palazzetto sarà aperto con Exempla, il territorio in mostra, percorso espositivo sulle tipicità e le eccellenze del Sele Tanagro. Un saluto dal Sele d'Oro e appuntamento a domani.